tutti, sono Monica Sirelli dal sito www.eft-azione.it e dal canale YouTube EFT-azione e parliamo oggi del rapporto con il padre. Per quale motivo il rapporto con il padre è così importante e come si declina nel rapporto col maschile e nel rapporto con il femminile, cioè figlia femmina e figlio maschio? Allora, con il figlio maschio, un corretto rapporto col padre vuol dire prendere dalla linea del padre, dalla linea paterna, il maschile, cioè l'affermatività nella vita, il lavoro, la capacità, la forza, il potere, la protezione, la capacità di muoversi verso la vita. Per le donne, ricevere il maschile vuol dire ricevere la relazione che avranno con i futuri maschi, la relazione di fiducia che avranno con loro. E la relazione anche della loro parte maschile, perché in ognuno di noi c'è una parte maschile, una parte femminile, uno yin e uno yang, e quindi anche lì riuscire ad armonizzare il nostro rapporto con le nostre parti interiori. Come ci muoviamo? Ci muoviamo dal genitore che abbiamo avuto, dal padre che ci è toccato, o dal padre che non ci è toccato, perché magari un padre che ci ha abbandonato, un padre che non ci ha volute, oppure un padre che c'era ma non era lì, e non era lì perché era irretito in altre relazioni e quindi non era disponibile per noi, oppure un padre troppo giudicante, un padre troppo aggressivo, un padre geloso, un padre che ci ha bloccate, un padre padrone, un padre che non ci vedeva. Il padre che abbiamo avuto è il padre che ci serviva e quindi il lavoro che facciamo oggi è proprio il significato, l'introiettare, il liberare questa memoria dolorosa col padre. Quindi questo rapporto che in qualche modo ha creato una disfunzionalità dentro di noi con il padre e come questo sta influenzando le nostre vite. Come questo sta creando problemi nelle nostre vite. E questo è un lavoro di accettazione del padre così come è stato, che era il miglior padre che ha potuto essere, che non è un lavoro tanto di perdono edulcorato, fatto perché va fatto, socialmente accettato, eccetera, ma è un lavoro fatto per noi, fatto per chi siamo se continuiamo a rifiutare questa parte, se continuiamo a giudicare questa parte, se continuiamo a ghettizzare questa parte. Questa parte che inevitabilmente abbiamo vissuto, che avremmo voluto diversa, probabilmente, perché stiamo facendo questo video ovviamente rispetto a questa cosa, che non è stato il padre che avremmo voluto, ma questo non cambia, cioè resistere a ciò che è stato non cambierà ciò che è stato e non cambierà la persona che è, perché solo chi lavora su di sé cambia, quindi non aspettiamoci che l'altro possa realmente fare un cambiamento, noi facciamo il cambiamento. Noi soli possiamo cambiare, siamo responsabili solo del nostro cambiamento interiore. E quindi utilizzando la nostra tecnica di EFT partiamo proprio da anche se ho avuto questo tipo di rapporto con mio padre. E pensate che padre è stato e ditelo. E questo mi ha causato grande sofferenza. E questo mi causa ancora sofferenza, perché è una memoria che torna a farsi viva nelle mie relazioni. Fate un respiro. Mi dispiace, ti prego, perdonami, scusami, grazie, ti amo. Respiro. Ancora un respiro. Sopra la testa, occhi chiusi, recupero tutta la mia energia vitale, rimasta congelata nei conflitti col padre, nella resistenza al padre, nei problemi con mio padre e la riconduco al giusto posto in me. Centro dell'occhio, la parte di me ancora lì, la parte di me che non ha ancora risolto questa relazione. Respiro. Lato dell'occhio, la parte di mio padre che non mi è piaciuta, che non ho ancora accettato, che non sopporto, che mi crea sofferenza, che mi crea rabbia, che mi crea tristezza, che mi crea paura, che mi crea blocco,
che mi crea risentimento, che mi crea vergogna, che mi crea colpa. Cosa vi crea? Sotto l'occhio, il maschile. Il maschile che mio padre è stato, il maschile con cui mi è toccato vivere. Il maschile che rifiuto. Osservate il movimento di giudizio e di rifiuto in voi. La paura che si accetto il padre che è. Introietto, approvo questa sua energia. Sotto il naso, occhi chiusi, recupero tutta la mia energia vitale rimasta congelata al conflitto a resistere a mio padre e la riconduco al giusto posto in me. Respiro. Sotto la bocca. Allontano tutta l'energia non mia, rimasta congelata in questa resistenza, in questo conflitto con mio papà, da ogni mia cellula, da ogni mio corpo, da tutto il mio spazio personale e la rimando al vero posto, al vero tempo, al vero sé, a cui realmente appartiene. Respiro. Clavicola, il conflitto con mio padre. La resistenza a ciò che è. Punto del timo, tutte le emozioni negative, conflittuali, legate al rapporto con mio papà, che porto nel corpo, che porto nella mia vita, che porto nelle mie relazioni, che porto nel mio lavoro, che porto nei miei risultati, che porto in uno stato interno ed esterno. Respiro. Sotto l'ascella il rapporto con mio papà. Tutti gli errori che ha fatto. Non è stato l'eroe che volevo, non è stato il padre che volevo. Respiro. Punto del timo. Questo non vuol dire che debba fare qualcosa, ma semplicemente un movimento interno. E da lì è da farsi. Sotto e questo solo per chi ha sentito che, che alcuni comportamenti del padre gli hanno fatto male, il male che mio papà mi ha fatto. Il male che ancora mi fa ripensare a certi comportamenti di mio papà. Il male che mi faccio quando penso ad alcuni aspetti di mio papà. E alcuni aspetti possono essere anche la debolezza di mio papà. Tabacchiera, la parte di me è rimasta congelata, e questo è fondamentale per molti figli, per salvare mio papà, per aiutare mio papà. Ellinger è molto chiaro sull'argomento, il figlio non può salvare il genitore. Perché si va avanti, non si può tornare indietro, non c'è possibilità. È la legge della vita. Questa parte di me è rimasta congelata nel salvataggio, nell'aiutare, nel dargli quello di cui ha bisogno. Respiro. Gamut. E affido il mio rapporto con mio padre e mio padre alla sorgente, alla vita, perché possa guarirlo. Non da una mente, non da un fare, ma da un sentire. Punto delle dita. E permetto alla vita di guarire questo rapporto col padre. Permetto alle mie parti di guarire. Grazie, ti amo. Respiro.